Voi siete primi in classifica, è soddisfatto? Sì, sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuti. E la partita sarà impegnativa? Questa partita è forse una delle più impegnative del nostro campionato. Voi siete terzi in classifica, siete soddisfatti della vostra posizione? Sì, dai, abbastanza. Non ci lamentiamo, ovviamente vogliamo arrivare ai primi, se no non saremo qui. La condizione dei giocatori rende un buon reddito? Sì, lavorano bene durante la settimana, quindi va bene così. È soddisfatto della sua squadra? C'è la miglior squadra che abbia mai avuto. Ok, adesso poi facciamo della del Venezia Calcio, un simpatizzante, seguo anche la prima squadra che gioca in Serie A. Segue spesso queste partite? Beh, settore giovanile poche volte, diciamo di più come ripetevo prima, la prima squadra che gioca di sabato sera e mi è più conveniente per motivi personali. Come sta procedendo la partita? La partita, complimenti e onore alla squadra della Marca, perché vedo che è un collettivo molto più valido onestamente rispetto al nostro, cioè vedo più forza nei singoli e anche a livello Buongiorno di collettivo. Buongiorno a tutti, siamo qui col presidente Massimo Bello e vorremmo farle delle domande. Presidente, come sta procedendo la partita? Direi bene, abbiamo una bella squadra, siamo sull'8-1. È una partita importante perché è una partita di vertice e sono veramente contento perché i ragazzi stanno dimostrando di essere completamente forti in questo momento. E secondo lei vinciamo noi il campionato? Io penso di sì, perché questi ragazzi, metà giocano anche nella Juniores, hanno veramente, si trovano già da 3-4 anni e quindi sono riusciti a fare una squadra abbastanza al vertice e quindi secondo me andremo avanti anche nei vari playoff che ci sono durante il campionato. Il settore giovanile della Marca. Beh, noi siamo presenti in tutte le categorie, dai pulcini esordienti, ai piccoli amici esordienti, fino ad arrivare agli Ever Juniors e l'Under 21. L'Under 21 è il serbatoio della Serie A e stiamo partecipando a tutti i campionati con grosse soddisfazioni. Sentiamo più di 80 ragazzi e purtroppo le strutture che sono presenti a Castelfranco non ci permettono di inoltrare altri ragazzi che desiderano fare calcio a 5 e questa è l'unica pecca per il settore giovanile, cioè non avere delle strutture che ci dia la possibilità di far giocare più persone. Quindi noi siamo distribuiti un po' in tutto il territorio, da Montebelluna all'Asolano e a Castelfranco, appunto perché c'è tanta richiesta di poter giocare a calcio a 5 per una società che gioca in Serie A, però non ci sono le strutture, questa è l'unica pecca che noi abbiamo. Sempre anche in Serie A gli ultimi tre finali scudetto, abbiamo vinto, siamo campioni d'Italia, siamo andati in Europa, quindi la società è una società di prestigio e noi vogliamo continuare a essere così perché abbiamo, negli ultimi 8 anni abbiamo ottenuto dei grossi risultati. Grazie.